Buonasera, vorremmo farle alcune domande sulla festa dell'oratorio. Sì, volentieri. Partecipo volentieri a questa festa questa sera perché faccio parte dell'associazione AIDO, sono una consigliera, quindi sono orgogliosa di essere qua e speriamo di convincere qualche persona a compilare il nostro modulo di iscrizione, perché donare organi è molto importante, serve a salvare tante vite quando a noi non servono più. Quindi di iscritti ne abbiamo abbastanza qui a Leno e anche fuori, e quindi speriamo di proseguire su questa strada a convincere sempre le persone a iscriversi a questa donazione. Okay, grazie. Allora, cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Molto molto importante per il paese di Leno, perché l'oratorio sta funzionando veramente bene, organizzato, con tanta gente che partecipa, tanti volontari, e speriamo sempre nel bel tempo, perché questa settimana veramente ci ha messo a KO, perché anche stasera non siamo proprio messi bene. Quindi dai, speriamo che prosegua così. Don Davide è molto bravo a amministrare tutto, quindi... Ok, e ha qualche consiglio, vorrebbe proporre qualcosa per migliorare la festa dell'oratorio? No, io penso che a questo punto vada bene così, perché anche la cucina funziona bene, funziona tutto bene, quindi speriamo. Ok, grazie mille. Buonasera, vorremmo farle qualche domanda sulla festa dell'oratorio. Allora, la prima domanda è: cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Penso che sia molto positiva come festa, mi piace molto e trovo che sia una bella iniziativa proprio per coinvolgere tutti, anche i più giovani, in lavori di volontariato. Ok, grazie. La seconda domanda invece è: ha qualche idea, qualche consiglio per migliorare la festa dell'oratorio, o pensa che la festa dell'oratorio potrebbe migliorare in qualche modo? Allora, mi piace già così com'è, però potrebbero organizzare, oltre alla musica popolare, diciamo, anche qualcuno che insegni a ballarla, un po' più di zone per i bambini, o coinvolgere anche i bambini più piccoli in qualche lavoro che possano fare, se non da camerieri, almeno da sparecchiare. Buonasera, vorremmo porle alcune domande sulla festa dell'oratorio. Cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Allora, credo che la festa dell'oratorio sia comunque un momento di condivisione, di comunità, quindi si presume che sia appunto una cosa bella in quanto coinvolge vari ragazzi di svariate età. Anch'io comunque ho fatto esperienza, mi è piaciuto, è stato molto bello, anche perché comunque sei sempre in compagnia, c'è il tuo da fare e ti impegni anche per la comunità. Ok, grazie. E l'ultima domanda... ha qualche idea che potrebbe migliorare la festa, con la quale si potrebbe migliorare la festa dell'oratorio, o in generale proposte? In generale credo che adesso vada tutto bene, poi ho visto che quest'anno hanno aggiunto il gnocco fritto, quindi un punto in più, magari, non so, variare, però già va bene. Poi anche la tensostruttura, che è ottima, così ci protegge come in questa giornata piovosa. Per il resto no, credo che vada tutto bene anche come organizzazione e coinvolgimento. Buonasera, vorremmo porle alcune domande sulla festa dell'oratorio. Allora, la prima domanda è: cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Penso sia una cosa positiva al massimo, anche perché l'oratorio dovrebbe essere comunità, l'oratorio dovrebbe essere a casa di tutti i lenesi. Ovvio, per me è una cosa bella, buona, è da fare ogni anno e da rifare, sempre. Ok, grazie. E la seconda domanda è: ha qualche idea o suggerimento da proporre per migliorare la festa dell'oratorio sotto qualche aspetto? Ma penso di no, perché penso che ci sia già tutto quello che serve per far festa, dai tutti questi ragazzi volontari per il servizio, la cuccagna. Ogni anno cambiano qualcosa, la musica, per me no, per me va bene così. Buonasera, vorremmo porle alcune domande sulla festa dell'oratorio. La prima domanda è: cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Ritengo che sia un fatto estremamente positivo,
anche perché coinvolge un sacco di ragazzi che altrimenti andrebbero per altre vie e verrebbero destinati magari ai videogiochi, a guardare la televisione per tutto il giorno. È un momento di aggregazione importante sia per i giovani che per tutti quelli che sono legati all'oratorio e l'ambiente relativo all'oratorio. Ok, grazie mille. E l'ultima domanda è, ha qualche suggerimento o proposta per migliorare la festa dell'oratorio sotto qualche aspetto? Suggerimenti per migliorare una festa così bella è difficile darne. Quest'anno è andata un po' così per il tempo, ma penso che nessun suggerimento sia dato se non un incremento da parte di tutti i lenesi allo spirito di partecipazione a questa festa. Buonasera, vorremmo porvi alcune domande sulla festa dell'oratorio. La prima è, cosa pensate del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? È una bellissima cosa, è organizzata molto bene, vedo che c'è molta gente, penso che anche a livello economico sia una buona cosa per l'oratorio. Ok, grazie. Penso faccia bene i ragazzi e basta, non so. Ok, grazie. E l'ultima domanda è se avete qualche consiglio, qualche suggerimento per migliorare la festa sotto qualche aspetto. Va benissimo così. È tutto perfetto da quello che vedo. Buonasera, vorremmo porle alcune domande sulla festa dell'oratorio. Buonasera. La prima domanda è, cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Penso che innanzitutto che sia una cosa utile e vedo che ci si aggregano sempre persone molto giovani, giovani e anche anziani che aspettano questo momento per aggregarsi. E poi l'oratorio è sempre l'oratorio. L'oratorio è un luogo dove si ritrova tutti molto bene, si sta molto bene e poi la gente si dà da fare per l'oratorio. Ok, grazie mille. E l'ultima domanda è, ha qualche idea o suggerimento da proporci per migliorare la festa sotto alcuni aspetti? Io penso che così vada bene. Buonasera, vorremmo proporle alcune domande sulla festa dell'oratorio. La prima domanda è, cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Per me è un'ottima idea, per prima roba perché la comunità è più unita e poi ci si conosce anche fra persone che non vedi mai e perciò penso che sia utile. Ok, grazie mille. E l'ultima domanda, ha qualche suggerimento, qualche iniziativa che vorrebbe proporre per migliorare la festa? Guarda, ho visto quest'anno che è migliorata tantissimo con i giochi dei bambini, perciò io direi che è sufficiente. Buonasera, vorremmo porle alcune domande sulla festa dell'oratorio. Prego. La prima domanda è, cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Sono 20 anni che sono qui a Leno e onestamente ho partecipato a tutte le feste dell'oratorio perché è un momento dove tutta la comunità si rincontra e si condivide un momento di gioia. Ok, grazie mille. E l'ultima domanda, ha qualche idea o suggerimento che vorrebbe darsi per poter migliorare la festa nei prossimi anni? Di continuare così, fa sempre bene. Buonasera, vorremmo proporle alcune domande sulla festa dell'oratorio. La prima è, cosa pensa del fatto che l'oratorio organizzi ogni anno una festa nella quale coinvolge la comunità? Ma penso che sia una cosa molto positiva, anche perché vede il coinvolgimento un po' di tutti, dai più piccoli ai ragazzi giovani durante le serate che li vedono insomma coinvolti nei vari tornei e negli spettacoli e agli adulti fino insomma tutte le età, è una cosa molto bella. Ok, grazie. E la seconda domanda è invece se ha qualche idea, suggerimento per migliorare la festa dell'oratorio sotto alcuni aspetti. Ok, ma sinceramente non vedo grandi pecche nella festa. L'unica critica che mi verrebbe da porgere riguarda il menù, perché a me sono mancati i casoncelli di zucca. Sì, diciamo una critica molto frivola. E poi durante le serate precedenti invece avrei messo anche qualche piatto vegetariano perché c'era solo hamburger e hot dog, quindi ecco le uniche critiche riguardano insomma il menù, però poi per il resto è tutto positivo, mi sembra dall'affluenza che sia una festa molto riuscita.
Ok, grazie mille, buona serata. Grazie a voi.